ma c'è il nome della vostra amica. Sì, sentite il mio super entusiasmo. Perché è un altro video con il sito Let's In Style, che ringrazio tantissimo per quest'altra opportunità. E vedete qua un'altra vagonata di gioielli. Perché vi rispiego, per chi non lo sa, per chi non ha visto gli altri video comunque che ho fatto sempre in collaborazione con Let's In Style, andateli a vedere se non li avete visti. È un sito low cost, vi dico subito questo, prezzi alla portata di tutti, e veramente non so dirvi, non si possono contare tutti i prodotti, i bijou, tutti gli accessori che hanno. Sono talmente tanti veramente che sicuramente qualsiasi persona del mondo va a vedere, trova qualcosa che gli piace. È inevitabile, sicuramente. E poi i prezzi sono alla portata proprio di tutti, prezzi veramente bassi, 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 e veramente le cose sono veramente belle. Poi comunque, vi ripeto, trovate talmente le innumerevoli cose che hanno, trovate qualcosa che vi piace di sicuro. Adesso vi faccio vedere in quest'altro video cosa io ho scelto ancora. Niente, sotto sempre in info box vi lascio il link, ricordatevelo, e l'eventuale codice sconto se c'è, trovate sempre tutto sotto lì. Adesso io sposto tutte le mie belle fantastiche bustine che vi ho spiegato che loro ve le mandano così. Io adesso vi inquadro qua, se avete voglia stoppate sul codicino, così nel sito andate a mettere il codice, trovate subito se vi interessa questo prodotto, altrimenti come aprite la pagina trovate altri prodotti, vi innamorate sicuramente anche di qualcos'altro, perciò non preoccupatevi. Però se siete per dire proprio interessati a questo prodotto che vi ho mostrato io, vi rendo la cosa più facile inserendo il codicino, andate qua su, perché vi dico ragazzi che hanno talmente tante pagine piene di cose che sarebbe difficile comunque trovarlo, perché però trovate sicuramente qualcos'altro, perché veramente come i kit di anelli ce ne hanno tantissimi. Allora, questo appunto è un kit con degli anellini. Aspettate che lo apro, che me ne hanno messi due, perché loro ogni tanto abbondano nel pacchettino, ne mettono due, è uguale, però ve ne apro uno, voi ne scegliete uno, però tante volte magari ve ne trovate due, grazie anche a questa generosità fantastica. Già i prezzi sono bassi, loro sono ultra carini e generosi. Abbiamo questo anellino con questo flash qua, fulmine, e poi questo che si può allargare la misura, ed è una fedina sempre con il flash inserito, che a me non mi passa su questo bene, adesso non mi ricordo se è per Sharon o per Jason, non mi ricordo, uno dei due, ed è carino, un color d'oro. Dopo c'è anche tanti color silver, rose gold, trovate di tutto, un mondo pieno di cose veramente inimmaginabili e bellissime a poco costo. Allora, poi andiamo qua con questa che è la catenona, un'altra, perché mio figlio lo impazzisce anche lui per le catene, i bracciali, e che poi io non riesco a capire se è da donna o da uomo, non lo so. E questa con, ma no, guardate quanto è bella. Ma forse questa è pesciano, non lo so. Non lo so. Comunque, vabbè, no, io prendo le cose, siccome sono talmente tante cose, poi non mi ricordo più, poi tanto ce le dividiamo. E anche se devo fare dei regalini, ho tantissime cose e accontento tante persone. Guardate qua che meraviglia, questa è un'ape, ma c'è tutta brillantata, è fantastica. E guardate la larghezza della catenona, che poi ha le misure qua, il suo gancino, voi andate a chiuderla e guardate quanto è bella. Fatta bene anche questa, bella, veramente bella. Poi c'hanno di tutto, tante tante cose, accessori di tutti i generi, spille, accessori per i capelli, e poi bijou, gioielli di tutti i tipi, anelli, bracciali, collane, collanine, collanone, choker, anellini, orecchini grandi, piccoli, cioè di un mondo, tante tante cose. Allora, adesso andiamo con un altro anellino, che anche questo devo fare un altro regalino, perché è un altro anellino a gattino, diverso da quello che avevo preso l'ultima volta. E guardate questo che bello che è questo gattino, tutto seduto, così, con la sua codona che si allarga, potete allargarlo un pochino e lo mettete così. Guardate quanto è bello, è veramente puccioso, veramente bello, bello. E voilà. Poi, altra collana. Questa è veramente, ah sì, questa, cioè,
detto, mio figlio Jason, se non ti piace la tengo io, perché è veramente bella. Mi sembra, non so chi se ha visto questo telefilm, mi sembra la collana di Buffy che Angel gli regala quando capisce di essere una chiappa vampiri, ecco. E è veramente bella, semplice, è una croce semplice con la sua bella catenella, perché è molto robusta anche la catenella, il suo gancino, e veramente mi piace un sacco. Sicuramente me la ruberanno uno o l'altro dei miei figli, sicuramente. Sicuramente. Aspettate che la metto via, bene, così. Ditemelo nei commenti se capite qua l'intento di la collana di Buffy. Poi qua abbiamo orecchini, questi sono i miei. Eccoci qua, quanti belli pacchettini, tutto bel curato, tutti nei suoi bei pacchettini, tutti belli piccolini, guardate qua, addirittura tre pacchettini, uno, due, tre, e voilà. Oh, qua escono, aspettate che è aperto qua. Ho riconosciuto le farfalline, mi sono ricordata di quelle che avevo preso. Allora questi, non c'è da chiudere, mettete nel vostro buchino e poi vedete che qua avete questo anellino che potete allargare, aspettate, così, che potete allargare e mettere sulla parte alta. Allora questo nel lobo, questo lo infilate nella parte alta dell'orecchio praticamente, e c'è questa farfallina con questo anellino qua che si allarga e lo stringete sulla parte dell'orecchio, ecco. E ce ne sono due, uno per l'orecchio destro, uno per l'orecchio sinistro, come avete voglia voi. La farfallina ha anche un bel brillantino in mezzo e sono veramente fatti bene, cioè avete un po' la catenella che penzola giù un po' così, e mi piacevano, erano molto particolari. Eccoci qua. Preparatevi che ci sono un botto di cose. Qua altro anello, questo per Jason, una bella fedona qua, un bella color d'oro, molto carina, semplice, che a me sta un po' larga, fatta così. Questa è per Jason, voilà. Poi un altro anello sempre per Jason. E questa qua è sempre una fede che però ha i numeri romani, che ho intravisto qua adesso, sì, adesso mi ricordo, con dei brillantini anche, vedete, ha i numeri romani e poi i brillantini, così, color silver, color argento, molto carina, molto carina, no, le cose davvero carine, hanno davvero di tutto e di più, trovate di tutto e di più, per quello che vi dico, accontenta qualsiasi persona esiste, venite accontentate perché trovate di tutto. Questo codice non so cos'è, adesso giriamo, l'apriamo, sempre per me, adesso mi ricordo, visto la perlona, anche questi orecchini con quel gancetto che potete mettere nella parte alta dell'orecchio. Aspettate che qua anche, eccoci, aspettate che qua si è staccato qualcosa. Ok, questo, ok, qua mettete nel lobo e questi due qua li agganciate nella parte alta dell'orecchio, vedete, vi rimane la catenina dal lobo qui e poi qua mettete nella parte alta questi due dell'orecchio e sono appunto la coppia, non so se mi sono spiegata, ecco. Lobo qua le alzate su dalla parte dove io ho due buchi per orecchie, ma sopra in alto la parte alta non ce l'ho, perciò ci potete incastrare queste, vi rimane la catenina un po' penzolante, bellissimo, e ha la perlina e poi le due perline, molto molto carina. Aspettate che metto via, ok, eccoci qua. Ce ne sono ancora un po' di cose, Poi qui abbiamo un'altra collana, penso sempre per Jason anche questa, codicino così se vi interessa, bloccate il video, e qua, ecco, sì, quella che ha scelto Jason, anche questa, una catenella bella sottilina, col suo bel gancetto, e questo è un mezzo,
un mezzo teschio, non so se si vede bene, un mezzo teschio rosso, rotto ma non rosso, scusate, tutta nera, questa è tutta nera e c'è questo mezzo teschio, molto carina anche questa, particolare. Allora, facciamo via così, non perdiamo niente, poi ci suddividiamo tutte le cose noi stasera, quando arrivano poi i miei figli. Questa è fatta. E adesso quanti pacchettini che abbiamo ancora qua? Abbiamo un'altra collana. Questo è sempre Jason che sceglie queste catenone qua così, che gli piacciono proprio. Wow, questa è veramente bella, piace anche a me comunque. Ha una bella catenona con una bella lavorazione, il suo bel gancino con la misura. E aspettate che sposto di qua e guardate la croce quanto è bella, è fatta veramente bene in color d'oro, color oro bello. Poi ci sono anche altri colori sicuramente, eh. Molto bella anche questa. Ok, aspettate che metto via bene. Poi qui altro codicin, vediamo qua cosa c'è. Ah, questo bellissimo, questi me ne ha messi due e sono appunto, sento un orecchino, quello che va su praticamente nel lato dell'orecchia, non dove c'è il lobo ma sopra, ed è fatto così, c'è questo che si arrampica così. Questo ometto qua che si arrampica, voi lo agganciate su appunto la parte alta dell'orecchio e ce ne sono due color argento, molto carino anche questo, originale. Ho detto che carino che è, fammi provare, vediamo. Adesso qua col capello corto così mi piace mettervi su in alto. Poi un altro anello, vediamo, vediamo così. Voilà. E questo ha tutto un po' una greca un po' strana, è color, questo è rose gold. Ah, che bella questa fedina, non so se si vede la decorazione che ha, molto bella, si vede Jason, questa bella bella bella. Prima poi ne trovate un mondo infinito di queste cose veramente. Poi bracciale, ah, questi sono davvero carini, sempre Jason questi. L'altra volta era argentato col leopardo, questa volta dorato. Poi ha queste perline nere e questi inserti qua così. Sono fatti bene, questi braccialetti, sono molto carini. Potete fare anche un regalo, per me sono il top. Velocizzo un po' perché abbiamo ancora tante cose e veramente, se no il video diventa troppo lungo. Per carità, bisogna farle vedere perché meritano queste cose, eh? Allora, qua abbiamo un'altra catenona. Andiamo ad aprirla. E voilà, bella, oh, che dorato. Qua è bella anche l'intreccio, guardate com'è intrecciata la catenella. Tutta proprio intrecciata così che si gira col suo bel gancetto. E abbiamo questo drago, questa cornice con questo drago centrale, tutta con i brillantini, ma che bella che è, questa è veramente carina. Poi tutte ne fino adesso, perché comunque sono tutte cose carine, poi certo va sempre a gusti, ognuno c'ha i suoi gusti, però vi ripeto, trovate sicuramente quello di vostro gradimento perché hanno tantissime cose. Ok, poi qua abbiamo altri orecchini che sono miei, questi codicino così se vi interessa, aspettate, eccoci. E questi sono, ah, due paia me ne hanno messi, ah, questi sono appunto da mettere nel buco dell'orecchio, nel primo buco, cioè questo è l'orecchio destro, questo è l'orecchio sinistro. Voi infilate dentro il buco così, poi lo girate e vi copre praticamente tutto l'orecchio così. Vi fa il giro sull'orecchio. Tutto pieno di brillantini, vedete voi.
lo infilate così, mettete nel buco, poi girate su e vi va dal lobo, vi va su fino al, vi copre l'orecchio, bellissimo. Sono, erano bellissimi, ho detto voglio provarli, vedere come stanno, come si comportano, se continuano a muoversi, a scendere, però vabbè, un attimo sistemarli, li tirate su, è veramente bello, sembra che avete tutta la vecchia con i buchi. Due paia me ne hanno messi qua, wow, ho detto che abbondano ogni tanto. Poi, qui abbiamo un altro choker, questo penso sì, per Sharon. Ho visto i cuoricini neri, ho detto questo, me lo sono ricordata. E sempre in, sì, stoffettina qua tipo vellutino, che carino. E questo appunto alla misura, per le varie misure dei colli, logicamente, delle persone. E questo è tutto cuoricini, in questo tessutino qua, con la sua chiusura. Ed è un choker fatto così. Bellissimo anche questo. Allora, aspettate che metto via bene. Ok. Eccoci qua. Voilà. Ecco, adesso. Oh, quanti pacchetti abbiamo ancora, ragazzi? Allora, bracciale. Questo è fantastico. Questo è uno. Uno, infatti, ne ho presi più di uno. Ecco, sì, infatti, sapevo che ne avevo preso uno perché lo devo regalare alla mia amica per fare un regalo. Sono questi qua con questi ciondolini. No, guardate che quanto sono belli e costano pochissimo. È quello il bello. Ah, abbiamo tutti questi. Sì, sono tipo fake Pandora lì, ciondolini, no? Ecco, spieghiamo per spiegarvi. Guardate che belli che hanno il fiocchettino. Questo, il fiorellino, questo quadratino e qua così il cuoricino. Cioè, dopo questi si allarga così. Io non so se, il mio, se sul mio polsone ci sta questo, perché io c'ho il polsone, ragazzi. Cioè, ragazzi, io veramente ho il polsone da una lavoratrice di quelle. Col cavo non vuol dire, però. Ma sono troppo belli. Cioè, guardate quanto è bello. Fa la sua figura, sì, un po', forse un po', no, non è stretto, perché comunque qua c'è la possibilità di allargare, perciò non è che ho proprio il polso gigante, dai, si può mettere anche un polso un po' più grande qua dentro, ecco, non sminuirti, mica così, e guarda il cuoricino, no, tutti i bei ciondolini carini, veramente bello, anche per fare dei regalini, infatti è un regalo, o questo o l'altro, se non mi ricordo perché, adesso vi faccio vedere subito l'altro, perché deve forse avere un colore diverso se non erro. Intanto questo ha sto codicino. Ok, l'altro che lo intravedo qui, vedete qua? Sì, vedete infatti ha il colore diverso. Ah, questo è in rosa, questo è in bianco. Che è uguale però in bianco. Cosa faccio, eh? Ha gli stessi ciondoli, gli stessi charms. Vedete? Gli stessi char, cuoricino, quadratino, fiorellino, però invece che il color rosa ha il colore bianco. E sono bellissimi, sono fatti veramente bene, sono carini. Per il prezzo che hanno sono veramente belli. Per fare anche un regalino a un'amica, quello che top, secondo me è il top. Ok, poi abbiamo ancora una collana per Jay, per Jason. Codicino questo. Ah, questa qua è carina, mi piace. Le usavano una volta anche queste. Mi ricordo. Sì, non sono passate di moda, ecco. Tutte perline, perline con la sua chiusura, con la misura. Ed è questa, tutta con questi corallini bianchi e neri. Molto bella. Questa con una t-shirt nera come le usa lui. Top. Adesso va bene inverno, adesso, logicamente, però. Bella, sta bene, starà bene di sicuro mio figlio. Anche mia figlia con i suoi choker, con tutte le sue cose, sono felici, staranno benissimo con tutte le sue cosine. Ok, poi aspettate che sposto qua quelli che devo farvi ancora vedere, qua quelli che vi ho già fatto vedere. Qui abbiamo un'altra collana, sempre di Jason. Ah, me la ricordo adesso, scusate, sì. Che dopo quando vedo un attimo, ci vuole un attimo per mettere a fuoco le cose, perché poi non mi ricordo tutto quello che ho preso. Ecco, questa con, no, questo intreccio qua sull'accetto, la sua misura sempre per chiudere. E abbiamo questo con gli aerei di carta, insomma, praticamente.
Il ciondolo è fatto a forma di quando fate gli aerei di carta che si fanno volare da quando giocate da piccolini. Ecco. Ma è carina, eh? È fatta bene anche questa. Guarda, le inventano proprio tutte. Sono, ve l'ho detto, che trovate di tutto e di più. Forme strane, ciondoli strani, con tutti i personaggi, cose strane. C'è di tutto, c'è proprio un mondo di cose che non so neanche se riuscite a guardarle tutte perché talmente ne hanno tante. Ok, mettiamo via. Adesso abbiamo altri bracciali qua. Ah, scusate, così. Questi qua non me li ricordo. Ah, forse adesso qualcosa quello bianco mi viene in mente. Ecco qua, uno bianco, uno nero. Si aprono così. Tirate, poi dovete ritirare. Qua abbiamo. Ah, bello! Ecco qua, potete darlo uno, vedete, uno te, uno il tuo fidanzato, la fidanzata, quello che è, vedete? Sono bellissimi. Fatti così, tacchete, bianco e nero, uno lo tieni tu, uno lo tiene lui, uno lei, uno lui, quello che è. Bello questo è veramente fatto bene. E quello bianco c'ha queste venature qua che sembra tipo color del marmo, ecco. Quello nero invece è tutto nero, molto belli. Mamma che belli che sono. Fatti bene, caspiterina, anche su qua la chiusura, tutti ben annodati, bene le perline alla fine, delle cordine, c'è le sue perline che finiscono, molto rifiniti bene sono, ecco sono, il prezzo che hanno sono veramente però rifinite bene le cose, meritano. In giro magari ci sono tante cose che costano tantissimo e poi si spaccano subito. Non è detto che le cose che costano poco, no, no, assolutamente. Abbiamo altri due bracciali, uno per Sharon e uno per Jason. Poi vediamo se Sharon piace perché è un po' maschile la cosa. Però questi li ho presi io perché mi piacevano. Uno c'è scritto pesci e uno acquario, perché Jason è del segno dei pesci, Sharon dell'acquario. E vedete che qua c'è su pesci. Ed è questo fatto in questo cuoietto qua con due misure qua di bottoni. E sicuramente beh, non me ne si chiuderà neanche una. Perché? Forse la prima, ma veramente tirarla, eh? No, ma neanche. No, no, sì, la prima sì, dai, adesso. Così. Allora dopo prendere anche il mio segno bilancia. Anche a mio marito. Ma mio marito non le porta quelle cose qua, bracciali, anelli, non li porta. Che carini che sono, con tutte le perline qua così. E questo pesci. Ed è tutto intrecciato, c'è la parte bello, fatto bene, carino. Aspettate che lo chiudo. Bello, con tutti i segni zodiacali, poi ci sono tutti i segni zodiacali, logicamente. Scegliete quello che è il vostro, ecco quello che è. E poi c'è quest'altro uguale, però con il ciondolino con il segno dell'acquario, Aquarius, e sempre fatto così con l'intreccio, tutto questo così, come l'altro praticamente, con i bottoncini, sempre per la misura, due bottoncini alla misura. Ok. Adesso c'è un altro bracciale qua, sì, questo l'ho preso perché mi piaceva a me. Vedete, collicina. È tipo una ametista, ecco, che io adoro, che io adoro. E guardate che bello che è. Io dovrei starci, sì, vedete che ci sto, però non lo allaccio perché sennò viene il video lungo, ora che lo allaccio da sola. E guardate che bello. Mamma, che meraviglia che è. Spero che non me lo rubino perché sicuramente mamma che bello mia figlia magari è bello mamma vediamo si interessa tacchete ed è veramente carino poi le ultime tre cose ah abbiamo quasi finito abbiamo questo ancora i catenazzi qua i catenoni qua tutti belli tozzi sono di Jason e abbiamo questo con la scritta King, il re della palestra. Mamma mia, che bella la catenona! Bella. Allora, no, cioè, guarda, pesa un botto. Pesa un botto.
c'è l'anellone qua del ciondolo tutto brillantinato, no? Guardate che tozzo che è questo ciondolo qua con la scritta King tutta brillantata. E poi c'è tutta la catenona col suo gancetto, no? È veramente fatta bene, è veramente tozza, come dice mio figlio Massella. Cioè, guardate che meraviglia, è bella, fatta bene, caspiterina. Mamma, di quelle cose, veramente, vi invito proprio ad andare a vedere, mi raccomando, perché secondo me ne vale la pena. Anche se volete prendere un po' di cosine, pensare a dei regali, ok, Natale, adesso non so quando vedrete questo video, se già, ma anche potete fare comunque dei regali anche per i compleanni, per le cose, per tutto, ma state scherzando, bellissimo. Per San Valentino, per tutto, sono delle cosine carine. Questo vediamo cosa sono, perché non ne ho idea. Codicino. Questo. Ah, è un'altra collana. Questo non me la ricordo questa, scusate. Ah sì, ok, fatta così, semplice semplice, color argento, con questo conettino qua così, che è carino, molto particolare, la catenina è proprio di una carina, fine, molto, molto bella, anche questa, vedete che trovate proprio di tutto e di più, proprio per accontentare proprio i gusti di tutti, veramente. Queste qua sono cose che io vi ho fatto vedere, ma c'è di più e di più di più di cose in maniera incredibile. Adesso l'ultimo pacchettino. E voilà. E qui abbiamo. Ah, me ne hanno messe due. Bene. Sono collana, sì. Questa per Sharon. Vedete se interessa il cuoricino qua. Adesso vi faccio vedere questa. Wow. Sono due, mamma mia, sì, adesso mi dirò, pensavo che c'erano tutte e due insieme. Allora, sono due collanine, questa con la luna e questa con il sole, così. No, ma sono veramente bellissime. E me ne hanno mandati due pacchetti. Allora, questa c'ha la luna fatta così, il suo gancetto così. Che belli questi ciondoli, sono bellissimi. E una c'ha il sole. Sono fantastici. Non so cosa dirvi, ragazzi. Bellissimi. Io vi lascio aperto questa, giusto per farvi vedere. Qua ci sono tutte le cosine. E che dirvi, io sono felicissima. Grazie ancora per questa collaborazione. Letsinstyle.com. Invito voi ad andare sotto a guardare se vi interessa. Sotto nell'info box vi lascio il link. Andate a vedere perché hanno un mondo di cose meravigliose. E poi se ci sono anche i codici sconto, come sempre ve lo dico. Insomma, ecco. Niente, vi mando un bacio nuovo. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!